Salve a tutti Blazers, bentornati in Assassin's Creed Syndicate. Siamo arrivati nel terzo episodio della serie del nostro walkthrough e nei due episodi precedenti abbiamo fatto l'introduzione con le due missioni dei due gemelli, appunto dei due gemelli Fry, che ci hanno poi portato ad arrivare a Londra. E prima di concludere il passato video abbiamo visto che siamo tornati, diciamo, nel mondo reale, quindi nella Londra moderna, e proprio in questo punto ci eravamo lasciati. Quindi ragazzi, senza perdere tempo, riprendiamo e vediamo che cosa sta succedendo. Eravamo nella sede dell'Abstergo e sta entrando qualcuno perché si sono nascosti. Chiama il dottor Grammatica. Esattamente. Forza. Isabel, che bella sorpresa. I nostri amici presto verranno qui a cercare il manufatto. Appena verrà trovato. Cosa sta succedendo? Ottimo. Non ho visto una mano che si sollevava così a caso. Stronzo. Sono le persone come te che rovinano la fama degli storici. Temo di non avere tempo per voi oggi, signor Hastings. Grazie per avermi facilitato il lavoro. Oh, merda. Sembra cattivo. Signor Berg, agente da Costa. Occupatevene voi. Avanti. Esplosivo armato. Ah, ok. Uccidete. Si sono buttati giù. Ok, ci hanno fatto vedere questi tizi. Dovevano solo aspettare che esaminassi i dati. La loro imprudenza ha messo l'intera operazione a rischio. Sincronizza i ricordi di Jacob e Ivy. Devi trovare qualcosa che ci dia un vantaggio. Il tempo stringe e noi stiamo rischiando veramente grosso. Ok. Buon lavoro. Noi, come al solito, il nostro lavoro, diciamo, è quello di sincronizzare i ricordi dei nostri antenati. Anche se è strano chiamare antenato una persona di questo periodo storico, non è poi così lontano. Però, appunto, dobbiamo aiutare a trovare indizi per questa lotta eterna tra assassini e templari. È stato strano vedere questo video introduttivo, perché, cioè, non potevo interagire, non posso far niente. Non so neanche chi siano, perché se anche era il tizio dei vecchi Assassin's Creed, che non ho ancora controllato, cioè non me lo ricordo, è passato così tanto tempo che... Cioè, perché me lo mostri così senza dir niente? Boh, è un po' strano. Whitechapel. Mai vista così tanta gente tutta insieme. E siamo arrivati. Le brulicanti vie di Londra. Proprio come diceva papà. Ora, cerchiamo Harry Green e pensiamo a un piano per colpire i templari. Chi è questo Green? L'assassino che veglia su Londra. Non mi hai ascoltato le prime tre volte. Ascoltato cosa? Ehi, attento! Scusate, signori. Ehi, torna subito qui! Okay, ti ha rubato il portafoglio, ovviamente. Ha rubato il portafoglio un assassino, furbo il ragazzetto. Ok, bella arrivo a Londra, comunque. Subito un furto. Dobbiamo inseguirlo. Dove? Dove è andato? Qua sotto? Ok, è andato sulla scala di lì. Se non mi muovo lo perderò tantissimo, lo so ragazzi. Dai, che qui a 38 metri. È entrato di qui, nel vicolo. Dai. Lo ho perso. Localizza. Bene, piccolo furfante. Tienila. Bene, bene. Chi abbiamo qui? Questa zona è nostra. Ti spappo la lì. Ovviamente. Ok, un andato. Quasi. Oh, ma te non eri morto. Cambia bersaglio, per Dio. Vabbè, ok, non vuole. Non ne vuole sapere. Finisci. Proprio di cattiveria. Ok. Ottimo. Cos'altro ha Londra da offrirci? Sì, infatti, iniziamo con un furto. Poi incontriamo subito i nostri nemici. Dobbiamo trovare Harry Green. Mi arrampico più veloce di te, giusto? Ah, è nostra sorella. È lì, ok. Sì, dobbiamo inseguirla e scalare un punto elevato, ok. Tanto questi qua limonano tra un po'.
Yeee, via. Sei tu il bambino? No, non credo proprio. Devo... no, non devo scalare questo edificio di qui. Mi sa che perderò questa gara, eh. Oppure passiamo di qui e proviamo a superarla tantissimo. Vai. Dai. Dai che ci sono. Arrivo prima io. Ce l'ho fatta. Dov'è la bottega del signor Green? Era segnata sulla mappa di papà. Due assassini. Stessa altezza. Una femmina e un maschio. Ah, capitano ovvio. E un sorrisino diabolico. Siete i gemelli Frey. E tu sei? Henry Green, al vostro servizio. Eccolo il nostro Green. Mi è dispiaciuto molto per vostro padre. Lui deve essere tipo... proveniente cosa dalle colonne indiane. Crawford Starrick. Colonie. Dunque il consiglio vuole notizie. Londra va liberata. Offriremo un futuro migliore alla sua gente. Beh, grazie al cielo il consiglio ha capito e vi ha mandati qui. Sì. No, in realtà siamo venuti per conto nostro, però... devo darvi pessime notizie. Oggi Starrick è al comando della più sofisticata rete di templari del mondo occidentale. Classi sociali, quartieri, bande, industrie. In pratica, controlla tutta Londra. Mi sono sempre visto come un capo. Severo, ma giusto. Indosseremo uniformi. Riunirò tutti quelli che sono stati privati dei loro diritti sotto un solo nome. Esatto, Ivy. Li guideremo verso la libertà. Oh, come quando hai guidato nel fiume quei giocatori di carte della taverna. Ah, era diverso. Ma che cazzo stanno dicendo? Adesso mi è chiaro. Noi ci chiameremo i Rooks. Non mi sembra una No. Hai un piano migliore? Trovare il frutto dell'Eden. Ah, bene. Lasciate che vi mostri la zona. D'accordo? D'accordo. Cosa dobbiamo fare? Sincronizzati nel punto più elevato. Va bene, saliamo subito. Mi sa che i due personaggi si divideranno esattamente nel modo in cui hanno detto. Quindi Jacob si occuperà magari delle questioni più vicine alla gente, mentre la nostra Ivy potrebbe occuparsi del frutto dell'Eden, della ricerca di questo frutto. Ci sincronizziamo da una ciminiera. Vai. Guardate cosa ha fatto Starrick alla città. Whitechapel è un covo di criminali. Lavoro minorile, in barba alle leggi. Una banda chiamata Blighters controlla le strade. E templari che manovrano dietro le quinte. Come in tutti i quartieri. Dobbiamo restituire questa città alla gente che l'ha costruita. Libereremo Londra da Starrick. Hai la mia parola. E i miei Rooks? Il tuo ardore mi consola. Venite. Torniamo alla bottega. Ci così sta provando potrò questo, anche sul resto. Non capisco. Poi Sandokan, stai calmo che la sorellina qua non si tocca. Ok, vuoi che mi butto anch'io? Non capisco. Andiamo. Che problema c'è? Lo so fare anch'io questo. Non è che te la devi tirare così tanto. Eccomi qua. Mazza, che botta ha fatto? Chi è Keylock? Uno dei capibanda di Starrick. Cosa vuole da te? Sta cercando di prendere alcune delle mie ricerche su un manufatto dei precursori. Il frutto dell'Eden. Parlami di questi Blighters. Non avendo un esercito, Starrick ha reclutato l'intero mondo criminale. Le bande che l'hanno ostacolato sono state eliminate. Ora solo i Clinkers di Whitechapel resistono. Ma non sono forti come i Blighters. Incontriamo questi Clinkers, cosa ne dite? Hanno proprio al caso nostro. Si vuole agganciare a questo gruppo. Stanno già lottando contro i Blighters. Così mi farò conoscere. Attenta Londra, ora arrivano i Rooks. Lui ormai si è fissato con questa sua idea. Comunque devo prendermi un attimo per alzare il volume dei dialoghi perché non si sente niente. Ok, finalmente hanno preso a correre, così ci sbrighiamo magari perché non so dove stiamo andando. Si fermano di colpo. Che razza di città? Nessuno guarda dove cammina. Sì, l'ho notato. Dannato Trud, so già che non lo finirò mai.
Solo il cielo sa dove finiranno quelle parole. Bene, ora dovrò riscrivere tutto. Se vi andassi di ascoltare qualche storia, mi troverete dove il pancio è caldo e gli animi sono bollenti. Addio. Dickens. Che tipo bizzarro. Lo volevo dire quello io, guarda. Jacob era Charles Dickens. Conosce tutto e tutti in questa città. Se io fossi in te, terrei conto di questa conoscenza. E lì sono... Ci sono i nostri nemici. La banda di Kaylock è qui. Non devono seguirmi. Ci pensiamo noi. Tenete, potrebbero servirvi. Oh, bello, spero. Delle pistole? Usatela per levarmeli di torno. Ci rivediamo alla bottega. Ok, questo qua già ci dà i comandi. Era lui nell'intro, infatti, che ci diceva di mandargli qualcuno a Londra, ricordate? Dai, R2, andiamo. Guida. Dobbiamo allontanarli da Greta. Ok. Urta, accelera. Io accelererei. Merda. Urtiamoli tantissimo. Che succede qui? Siamo un attimo incastrati. E addosso però se ci incastriamo. Dai, vai, parti. Vai, accelera, cavallino. Vai. Bam. Mamma mia, l'ho fatto volare giù, mi sa. Dai, su. C'è non altro che ci insegue. Qui non lo possiamo speronare, però. Devo trovare una strada un po' più larga. Ah no, eccolo. Vai. Cazzo, non l'ho preso. Che poi come fai a speronare la gente con una carrozza? Non ha tutta questa guidabilità, però fotte sega, è bello. Vai. Bello, ok, ce l'abbiamo fatta. Ora torniamo da Green. Sì. Sei inarrestabile. E questo è il motivo per cui diventerò maestro. Ok, passa di qui. George non lo permetterebbe mai. Ciò che rimane del credo perirebbe sotto il tuo. Sei cattiva, Sotterrena. Colpo rapido contro nemici evidenziati. Spero triangolo. Spero proprio che Green sia sano e salvo. Vorrai dirmi che quel tizio ti piace? Mi sa che gli piace, sì, Jacob. Se la nostra unica fonte di informazioni morisse. Starrick non sarà difficile da trovare. Che succede? Io propongo di tornare indietro e cercarlo. Beh, siamo arrivati. Questo non comandi tu. Non capisco, ragazzi. Sì. Penso di sì. Ok. Sì, è qua dentro, decisamente. Permesso? No, non è qua dentro mai. Perché sono... Ma... Ah, ho capito, ragazzi. Mi confondo perché c'è il pallino verde sulla mappa. E il pallino verde della cara... No, non ti devi intrufolare, guida. Non ti devi nascondere, guida. Perfetto. E il pallino verde della cara Ivy. Che mi fa prendere a male. Allora, vai da questa parte. Bene così. Perfetto. Ok, andiamo. Abbiamo anche il navigatore, non ci si può sbagliare, insomma. Gira di qui. Bravissimi. Vai, corri. Ok. Con calma. Gli dici con calma dopo che lo frusti per farlo correre. Non sei molto credibile. Comunque... Siamo arrivati. Li avete depistati? Non ci siamo limitati a questo. Li abbiamo eliminati. Gente? Negli anni ho stabilito una rete di contatti qui in città. Splendido. Ci serve aiuto per... Per cosa? Sottrarremo le bande di Starrick al suo controllo. Devi puntare più in alto. Starrick ha amici in ogni classe sociale. Bisogna sfidarlo. Capisco cosa intendi. Ci servono i Rooks. Mamma mia, com'è fissato questo qui. Credo di aver avuto un'idea anch'io. Ecco, ascoltiamo lui magari. La polizia deve chiudere un occhio sulle nostre attività. Abbiamo un amico, il sergente Aberline. Pare sia un mago del travestimento. E poi i mocciosi. E i mocciosi. Esatto. I bambini sono ottime spie. Clara O'Day. Furba come una volpe. Infine, devi tenere a mente che Starrick non agisce da solo. Ci sono capi in ogni quartiere. Li incontrerai presto, non temere. Rexford Kaylock, capace di svanire nel nulla. Quello di cui parlavamo di prima. Facciamo svanire sul serio? Direi di sì. Un momento. Un bersaglio che può interessarvi. È dura là fuori. State attenti.
Non preoccuparti per me, Greeny. So gestire i criminali. Ok. Sequenza 3. Verde come la speranza, completato. Sì, perché si chiama Green, allora verde. Va bene, simpatici. Siamo finalmente in libertà. Mappa di Londra. Ok, premi il tasto centrale per accedere alla mappa. Completa l'attività conquista per conquistare il territorio. Uccidi il capo banda templare per conquistare il quartiere. È un po', sì, la solita meccanica di assedio e conquista delle torri, diciamo. Qui siamo a Whitechapel, città di Londra. È molto grande. È dannatamente grande. Guardate che roba. Tamigi. Ok. Non so se ci saranno altre mappe oltre a Londra. Penso di no a questo punto, però... Qual è il piano? Mia signora dei piani? Sei tu l'uomo delle grandi idee. Bande, scontri, persino i vestiti che indossi. Forse dovresti farmi strada tu. Beh, se insisti. Ok, io ti farei anche... Cambia personaggio. Premi opzioni per accedere al menu e passare ad Ivy o Jacob o viceversa. Ivy predilige un attacco furtivo, mentre Jacob lo scontro. E l'avevamo capito abbastanza. Ivy e Jacob condividono soldi, esperienze e ricompense, ma hanno attrezzature e abilità diverse. Ok. Non so se è una cosa comoda o scomoda. Comunque, non so che cosa fare. Cioè, praticamente ci hanno buttato in questa città e siamo due ragazzini che sono venuti qui praticamente senza ordini, senza uno scopo né nulla. E siamo qui. Già ci hanno visto e già stanno rompendo i coglioni. Ok, forse è meglio scappare un attimo qua dietro. Quindi se io passassi a Ivy, che succede? Niente, la missione è la stessa, non è che cambiano le missioni. Ok, questa cosa mi interessava. Allora, dobbiamo conquistare Whitechapel per prima cosa. Abbiamo visto dalla mappa che la cosa funziona in un modo particolare. Quindi tu devi conquistare... diciamo dei vari punti, quindi risolvere tipo delle sottoquest e poi affrontare il boss del quartiere. È una dinamica che ricorda molto Arkham Knight, effettivamente. Quindi quale sarà il punto più vicino? Noi abbiamo qui la mappa. Andrei qui a Berlin, giusto? Sì, andiamo qui, si corre. Apriamo questo primo forziere londinese con della pelle e sostanze chimiche. Il che mi fa capire che potremmo probabilmente craftare anche cose, ragazzi. Allora, io prima questo primo viaggio, diciamo, questo primo parkour, ve lo farei anche vedere, così esploriamo insieme Londra. Però, d'ora in poi, non vi terrò tutte le fasi di esplorazione, perché secondo me... dopo un po' diventerebbero anche noiose, soprattutto se esplori sempre la stessa zona. Quindi tenetevi pronti, perché nelle prossime puntate comunque ci saranno molti tagli in questa fase, a meno che non vogliate il contrario, nel caso ditemelo nei commenti. Devo scendere qua sotto e mettere il segnale. Cosa diamine vuol dire questo? C'è nostra sorella, gioca. Secondo me queste sono tutte tipo missioni secondarie, ma che, come diciamo, approccio ce le fanno fare nella timeline principale. Non vedo il signor Aberlan. Beh, peccato. Ehi, potrei sapere un paio di cosette ma sullo splendido gentiluomo di cui stavate parlando. Ma che cazzo? Cosa? Diamine, cerchi di farmi scoprire. Ma che schifo fai? Cosa? Sergente Aberline, al vostro servizio. Ah, e sarebbe questo qui il sergente? E voi invece dovete essere i gemelli Fry. Credevamo che fossi un poliziotto. E io credevo che tu fossi discreto. Henry dice che potresti farci passare inosservati. Sì, funzionerà così. Io vi darò i nomi dei membri delle bande. E voi li consegnerete a me, in silenzio. Oh, faremo più silenzio di una vecchia. Una vecchia baffuta che somiglia tanto a un poliziotto.
Ma chi è sto cretino? Ma si può? Cioè il fatto che un poliziotto si debba travestire, però pure da vecchio. Cercate di non infrangere la legge. Amico, mi sa che farò un po' di casino, Convincetelo a parlare. Poi portatelo alla carrozza con calma. Vuole che catturiamo un bersaglio con calma. Però avendo visto che tipo è Jacob, non so quanta calma riuscirà a mantenere. Allora, raggiungiamo questo punto. Molto bene. E cerchiamo il nostro bersaglio. Rapire. Quando sei in incognito dietro un nemico, premi cerchio per rapirlo. Muoviti lentamente per ridurre il raggio. Ok. Premi cerchio per spingere il prigioniero rapito nella carrozza. Quindi il nostro bersaglio deve essere quel tizio segnato in blu. Anzi, no, questo tizio qui. Sì, ok. Homer Dalton. Completando questa sfida... Ok, non ci interessa. Dobbiamo rapire questo tizio. Vola giù. E seguiamolo a questo punto. Quindi mi avvicino lentamente. Forza! E premo cerchio. Vai. Lasciami. Non apri la bocca. Ok, ora te ne devi stare zitto. Chiudi, stronzetto. Vuoi morire? Cosa credi che abbia fatto? Hai estorto denaro da chi non ti deve un soldo. Trattieni, sì, trattieni. Come la metà dei ricchi della città. Vuoi rapire anche loro? Forse. Sì, forse lo faremo. Dai, vattene dentro. Ciao. Aiuto, ok. Aiuto. Ma che aiuto, aiuto? Oh. Ma ce ne andiamo, via. Dove lo devo portare? Discretamente. Sto già facendo un disastro incredibile. Lo devo portare a 280 metri. Ok, andiamo. Lo so che ho perso il controllo. Dovrei andare piano e discreto, mi sa che non ce la farò ad andare tranquillo. Oddio. Scusate. Qui. Che dite, l'avrò violata qualche legge? Ok, dai, siamo arrivati. In qualche modo. È un piacere vederlo in gabbia. Grazie. Prego, Aberlin. Finalmente ti vediamo vestito normalmente. Per cui abbiamo liberato un tratto di Whitechapel. Ora noi ci troviamo qui, quindi è il caso di andare da Harold Drake. Va bene, facciamolo. Sì, comunque... Alleati e lealtà. Trova alleati in giro per Londra, aiutali, aiuta gli alleati, aumentando la loro lealtà verso i Rooks, che ancora non esistono. La lealtà sblocca ricompense di valore uniche. E uniche. Va bene, perfetto. Comunque dobbiamo recarci qui... molto vicino per la prossima missione. Comunque sì, secondo me queste sono le classiche missioni secondarie, che però in questo caso ce le fanno fare così, tipo a tutorial, a mo' di tutorial. Quindi dove stavamo andando? Sì, ok. Intanto che ci insultano, ci minacciano dalle strade. Devo entrare qua dentro? E devo uccidere il bersaglio con una cassa di dinamite. Ma scusa, ma come pretendi? Ah, ok, intanto questi sono saliti. Ok, noi ce ne andiamo. Tanto non ci vedono, sono stupidi. Vai tipo qui. Giù. Ed entriamo da qui. Se si può. Si può? Non si può. Yeah. Ho capito che sono nel territorio di sti stronzi, però... Ah, eccola l'entrata, perfetto. Vai sulla linea. E localizziamo il nostro bersaglio. Ok, qua ci sono dei semplici scagnozzi. Dovrà arrivare nelle mani dei blighters senza incidenti.
Lì vedo uno in giallo, sarà il nostro obiettivo. Sì. Harold Drake. Devo ucciderlo con la cassa di dinamite, per cui gli spariamo. Ok, è stato bellissimo. Fuggi, Jacob. Fuggi. Fuggi. Ed è stato anche facile. Molto bene. Anche questa piccolissima quest è stata completata. A questo punto abbiamo una sorta di... Ok, roccaforte banda. Quindi dobbiamo fare questo assalto alla torre, probabilmente. Che è un po' distante. Quindi qui magari non vi tengo tutta la traversata, perché è un po' lunga. Anche se ci sono le carrozze, quindi volendo fai in fretta. A me piace, in teoria, esplorare le mappe. Mi piace molto. Però so che magari potrebbe annoiare qualcuno, perché non è che siano proprio i pezzi più adrenalinici. Però dai, per questa prima puntata a Londra possiamo anche farlo. Prendiamo la nostra carrozza e iniziamo a correre come dei pazzi. Aspetta un attimo, aspetta, fermati. Ho visto dei criminali qui. Esattamente. Cazzo fate, stronzi, via, morite. Muori male. Dai, su. Muorici. Bene, perfetto. Lo depredo anche. Non mi ringrazi, non dice nulla? Non dice nulla. Però è meglio scappare perché ci hanno visto degli altri, quindi andiamocene. Che cavallo obbediente. Ho delle difficoltà con queste carrozze, devo dire. Perché, pardon, messere, pardon. Sono ancora abituato al francese di Arnaud. Gentleman. Ok, saliamo qui sopra, perché in realtà siamo già arrivati alla torre, alla roccaforte. Elimina tutti i blighters. Libera e proteggi i clinkers catturati. Ok, quindi questa è la roccaforte. C'è anche una sorta di frammento di qualcosa lì che andremo a raccogliere. Ok. Occhio dell'aquila. Qui ci sono due tizi. Per il momento non ne vedo altri. Potremmo ucciderlo da qua? Dite che si può fare, vai. Entra in modalità furtiva, buttati qui. E uccidiamo anche questo. Perfetto. Poi abbiamo quest'altro tizio che sta minacciando un clinkers, giusto? Sì. Ed è una donna in realtà. Deve essere dei clinkers. Muorici subito. Ottimo inizio. Ok, questo l'abbiamo liberato, ci hanno beccati, quindi si combatte, vai. Non c'è problema, tanto abbiamo anche liberato il tizio e magari ci aiuta pure. No problem. Vai. Ok, fa un po' strano uccidere le donne in Assassin's Creed, eh? Non è che mi piaccia tanto come cosa. Ok. Vai anche tu, vai giù. Intanto ne abbiamo già eliminati 6 su 12, ma sono aumentati? Mi sa di sì. Sono stato beccato ancora. Forse hanno chiamato i rinforzi? Può darsi? Dov'è? Ah, eccolo qui. Vai. Dai, che ce la facciamo. Muori, muori, muori. Perfetto. I prossimi sono qui sopra. Anzi, qui sotto. Vai qui. Bam. Vai, liberiamo anche lui, così ci aiuterà. Muori. Amico, è inutile che punti la pistola, è già morto. Non so, te lo vorrei far notare un attimo, però fai come vuoi. Ci manca un solo nemico che si trova qui e che sta puntando il fucile al muro, perché giustamente
il muro è pericoloso, mentre io no. Comunque ce l'abbiamo fatta. Abbiamo liberato anche questa roccaforte, aiutando i Clinkers che bruceranno le bandiere nemiche. Ok, ci siamo fatto quindi... ci siamo fatti degli alleati. Decisamente. Un primo passo verso la creazione dei Rux, mi sa. E anche quest'area di Whitechapel è quindi libera. Ok, ci manca a questo punto... a caccia di monelli, quindi la missione con i bambini. Ma visto che questa puntata è già durata abbastanza, perché siamo sulla mezz'ora, attirerete l'attenzione del mio capo, signor Fry. Ah, oh, è quello che voglio. Ma ok, niente, non la concludiamo, ma facciamo volete anche questo scontro. Quindi che succede? Devo... no, è rampino, lo voglio anch'io. Ok, proprio parte la guerra totale, ragazzi. Sopravvivi all'agguato. Ma che problema c'è? Vai, però la bandiera è mezzo ai coglioni. No, grazie, dai. Ce la facciamo. Aie. Guarda che proata. Violenza sulle donne, però, non va bene. Cosa di interessante? Li abbiamo reclutati. Ma qua ci seguono tutti. Ah no, solo sti due. Grazie amici, però non c'è bisogno in realtà che vi recluti. Non mi servite realmente, quindi ciao. Eh no, mi stanno seguendo comunque. E comunque sia, ragazzi, ci manca una missione per ripulire questo quartiere della città di Londra. Dopo, chi lo sa, non lo so come procederà la cosa, ma penso che non sarà tutta così la storia. È solo questa parte e poi spero che ci siano le missioni standard, vecchio stile, diciamo così. Comunque ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto, ci vediamo presto con il quarto episodio, sempre che voi lo vogliate, quindi continuate a sostenere la serie, mi raccomando, con un like e una condivisione. C'è gente che canta nel frattempo, non so per quale motivo, comunque io vi saluto, un saluto da Eren Blaze, ciao a tutti!